Mr. Weber, please report. Avanti. Replication section, level 9. We have a B1 security alert. Stand by for ID check, please. Siediti. Replication section, level 9. We have a B1 security alert. Stand by for ID. Disturbo se parlo. Divento nervoso quando faccio i test. Non ti prego, non muoverti. No, mi scusi. Ho già fatto un test per l'intelligenza. Questi non li ho mai fatti. I tempi di reazione sono importanti, quindi ti prego, fai attenzione. Devi rispondere rapidamente. Certo. 1187 Unterwasser. È il mio albergo. Cosa? Dove abito. È bello? Sì, certo, te vedo. Questo è già il test? No, diciamo che per scaldarti. Non è che sia di lusso. Sei in un deserto. Stai camminando sulla sabbia e all'improvviso... Questo è già il test? Sì. Sei in un deserto, stai camminando sulla sabbia e all'improvviso quale? Vedi... Cosa? E quale deserto? Non ha importanza quale deserto, è del tutto ipotetico. Com'è che mi ci trovo lì? Magari sei infastidito, forse volevi stare per conto tuo, chi lo sa. Guardi in terra e vedi una testuggine, Leon. Arranca verso di te. Testuggine? Che cos'è? Sai cos'è una tartaruga? Sicuro. Stessa cosa. Mai vista una testuggine. Però ho capito che intende. Allunghi una mano e rovesci la testuggine sul dorso, Leon. Inventa lei le domande, signor Holden. Oppure gliele scrivono. La testuggine giace sul dorso, la sua pancia arrostisce al sole rovente. Agita le zampe cercando di rigirarsi, ma non può. Non senza il tuo aiuto. Ma tu non l'aiuti. Come sarebbe non l'aiuto? Sarebbe che non l'aiuti. Perché, Leon? Sono solo domande, Leon. In risposta al tuo quesito, c'è chi le scrive per me. È un test concepito per provocare una reazione emotiva. Continuiamo. Descrivi con parole semplici solo le cose belle che ti vengono in mente. Riguardo a tua madre. Mia madre? Sì. Sai che ti dico di mia madre?